Definitely excited to be here. I know Reggie, as I said when I first signed the contract, that Reggie is a special club with great tradition, and that fits me well because I am someone who always wants to join a club that has tradition, not just in looking to the future, but from the past and bringing them together. I think the club did an awesome job in organizing both young guys and veteran guys, and I don't like to do too much talking because I like to show on the court why I'm here, but I'm motivated beyond belief to really bring the excitement back to the club, especially after this time of COVID. You know, sports have been hit hard, families have been hit hard, inside and out of sports. So I look forward to stepping on the court and bringing excitement to every Reggio fan, and hopefully seeing them special. Sono motivato, sono intanto ringrazio la società per la fiducia, le parole, sono stato personalmente sorpreso con i primissimi quello che ho avuto con la società e con lo staff. Io sono un giocatore che quando sceglie una squadra guarda comunque anche alla tradizione al passato, non solo a quello che mi si prospetta nel futuro, e conosco per aver giocato in Italia e per aver giocato in Coppa Europea quanto sia importante l'operazione di questo club. Non vi dico che sia stato sicuramente uno degli aspetti che mi ha fatto scegliere per Reggio. Ho grandi motivazioni, non mi piace questa parlare troppo, voglio dimostrare sul campo, di sicuro posso dire che ho grande voglia di fare bene, e un pensiero mi viene in mente anche legato a quello che è successo con Kobe Bryant, che sicuramente è un fatto che ci ha colpito tutti e qui ha colpito ancora di più, e per me è un'extra motivazione. First of all, I know the number one thing that my career has been built on from day one since even university is defense. It's something that I can do great every night. Not perfect, no one's perfect, but defense is something that I can do great every night. I can go hard every night. Offense can be the most inconsistent thing in basketball. You know, shooting, sometimes you're hot, sometimes you're not. But one thing I know I will bring to this club is defense and intensity, leadership, and whatever else the coach needs. I pride myself in being able to play any position on the court besides five. But defense first, and I think everyone knows I can score, but you know, I just want to win by any means. Ho sempre dato priorità ad un aspetto del gioco che è la difesa, ed è una di quelle cose che ancora per me sono fondamentale, che tutte le partite cerco di svolgere al meglio, magari non perfettamente perché nessuno è perfetto, ma al meglio, e so che posso essere molto importante in questa fase del gioco, anche perché se l'attacco dipende dalle serate, una serata puoi segnare sempre, l'altra magari dovrebbe avere molto percentuali, la mentalità difensiva invece quella se ce l'hai c'è sempre in tutte le partite. Quindi questa è la prima cosa che cerco di portare alla squadra, che ovvio che penso che tutti conoscono le mie caratteristiche, sono un giocatore che può fare tutto con il suo campo, può segnare, può creare, però se devo dire una cosa su cui partire, assolutamente la sfera difensiva. You want to obviously be a better leader. You know, we have, like I said, a good mix, we only know, or not at all, better. But to bring my focus, my energy, my experience, and to be like a Swiss Army man, you know, anything. I love that role. If he needs me to score, I can do that. If he needs me to stop someone, I can do that. If he needs me to sit on the bench and yell like a crazy man, I can do that. Dice quello che mi chiede di fare è essere un punto di riferimento per questa squadra con la mia mentalità e la mia mentalità vincente, e credo che ci sia un ottimo mix tra veterani e giovani all'interno della nostra squadra, e questo penso sia un punto di forza. Mi sento, vorrei dire, quasi un gioco per l'allenatore, nel senso che sono pronto a fare tutto quello che mi chiede, sono un giocatore versatile, posso segnare, posso passare la palla, posso sedermi in panchina e incitare i miei compagni a tutta la partita nel caso fosse quello che